Benvenuti in Logistics Analytics Italia. Quest'oggi ci occuperemo delle caratteristiche principali di un documento quando si deve usare un foglio di videoscrittura per creare un documento di tesi di laurea. Noi utilizziamo LibreOffice Writer, ma le caratteristiche di base sono simili anche in Microsoft Word. Ovviamente prima di realizzare la tesi il professore o il dipartimento o la facoltà danno sempre le caratteristiche di base del documento, con le misure dei margini, le fonti e altre caratteristiche che devono essere seguite. Quindi mai iniziare il documento di tesi prima di avere queste caratteristiche dalla facoltà, perché altrimenti dopo, quando il documento consta di svariate centinaia di pagine, è sempre difficile fare delle modifiche. Vediamo subito la caratteristica più intuitiva, più facile, per spiegare la quale perderemo veramente pochi attimi. All'interno del menu formato c'è la voce pagina, è da questo piccolo pannello che si può scegliere la misura dei margini, vedete sinistra, destra, alto, e soprattutto state attenti alla caratteristica del foglio di carta. Viene usata di solito il foglio A4, certe volte si seleziona lettera o letter, che in realtà è un formato di carta statunitense che ha delle differenze di qualche millimetro con l'A4, quindi scegliere sempre A4, che è il 21 cm per 29,7, e l'orientamento solitamente è sempre verticale. All'interno di questo pannello forse può essere interessante la scheda note a piedi pagina, in cui si possono scegliere le caratteristiche grafiche della nota se la facoltà richiede delle caratteristiche grafiche particolari. Non perdiamoci più di tanto, perché queste sono caratteristiche ovviamente intuitive, ormai i ragazzi sanno come utilizzare questi strumenti. La cosa invece importante, vedo c'è un po' di confusione, è per quello che riguarda gli stili. Bisogna usare lo stile titolo 1, titolo 2, titolo 3, ma in realtà dovrebbe essere chiamata questa caratteristica capitolo, paragrafo e sottoparagrafo, che significa che se si sta scrivendo il titolo di un capitolo bisogna usare lo stile titolo 1, se è il paragrafo titolo 2, se è il sottoparagrafo di un paragrafo titolo 3. Questo perché è obbligatorio utilizzarlo? Perché se si utilizzano questi tre strumenti, capitolo, paragrafo e sottoparagrafo, poi alla fine fare l'indice, il sommario della propria tesi è facilissimo, perché viene fatto automaticamente. Vediamo subito qual è la caratteristica di questo tipo di strumenti. Se io faccio titolo 1, quindi sto scrivendo il titolo del mio capitolo, vediamo che con questo strumento è fondamentale poi utilizzare in maniera associata lo strumento elenco numerato sì no, perché se io lo clicco, vedete, e scelgo ad esempio questo tipo di grafica, evidentemente ci sarà una capacità del programma di videoscrittura di numerare praticamente i capitoli, i paragrafi automaticamente. Scriviamo testo 1 ad esempio, che indica che questo è il testo che io scrivo nel capitolo 1. Facciamo un po' di copia e incolla per riempire un po' questo capitolo. Vedete, adesso se io adesso utilizzo nuovamente il titolo 1, che serve per il capitolo, quindi per il capitolo 2 non utilizzerò il titolo 2, non ha senso, vedete, automaticamente questo il programma scrive subito capitolo 2, quindi è in grado di rinumerarlo automaticamente. Per questo che bisogna assolutamente scrivere questi, utilizzare questi strumenti. Se io invece qui devo fare il titolo del mio paragrafo, utilizzo titolo 2 e scelgo sempre questo strumento elenco numerato, e vedete che lui automaticamente individua il fatto che è il primo paragrafo del secondo capitolo, quindi il titolo del mio paragrafo, d'accordo? E la cosa importante da utilizzare e da comprendere, se io qui ad esempio ci faccio un testo casuale e ci scrivo testo 2, perché questo è il testo del capitolo 2, e lo copio e lo incollo, vediamo, è importante capire che se ho utilizzato gli stili titolo 1, titolo 2 e titolo 3 convenientemente, io per esempio posso decidere, in caso io voglia cambiare per esempio la posizione, io mi sono sbagliato, per esempio il capitolo 2 lo voglio mettere al posto del capitolo 1, spesso c'è anche il professore che te lo chiede, si può fare automaticamente. Vediamo dove è la barra degli strumenti, che se n'è andata, adesso la ricerchiamo un attimo. Struttura
Datemi un attimo che la dobbiamo ricercare, perché se ne è sparita. Certe volte fa così. Un attimo che la dobbiamo cercare. Fermo un attimo per cercarla e poi... Allora, l'abbiamo ritrovata, chiedo scusa per l'interruzione. Si trova all'interno del menu visualizza, barra degli strumenti, e si chiama modifica punti, appunto. È questa barra qua che serve per spostare praticamente automaticamente i capitoli. Vedete, noi abbiamo il capitolo 2 con scritto il testo 2. Se noi utilizziamo questi stili che corrispondono al capitolo, paragrafo e sottoparagrafo, con questa barra, guardate, semplicemente si può fare un livello inferiore con sotto, se si vuole trasformare in paragrafo un capitolo, o per esempio sposta in alto con tutti i sottopunti. Vedrete che il testo 2 del capitolo 2, vedete che diventa praticamente il capitolo 1 molto facilmente. Oppure se io ritengo che questo paragrafo, l'1.1, debba diventare un capitolo, gli è sufficiente che faccia un capitolo superiore, clicco, vedete, il paragrafo diventa un capitolo, e ovviamente mentre prima avevo due capitoli e un paragrafo, adesso ho tre capitoli. Quindi questi strumenti sono fondamentali, perché non solo viene creato automaticamente l'indice e il sommario della tesi, ma anche perché spesse volte il professore chiede di spostare un capitolo da una parte all'altra della pagina, e se noi utilizziamo questa barra che si trova all'interno della barra degli strumenti modifica punti, si può trasformare un capitolo da paragrafo a sottoparagrafo, un sottoparagrafo verso il paragrafo del capitolo, scegliendo queste freccette indicando un livello inferiore significa da capitolo a paragrafo, un livello superiore significa da paragrafo a capitolo, mentre questo significa farlo diventare, per esempio, se io voglio far diventare il capitolo 3, il titolo del mio capitolo 3, ce lo scrivo grande per capire, lo voglio far diventare il capitolo 1, è sufficiente che io clicchi all'interno, guardate, questa freccia dice sposta in alto con sottopunti, prima vedete che diventa il capitolo 2, clicco un'altra volta ed ecco che diventa il capitolo 1. Quindi molto importante l'utilizzo di questi strumenti. Quello che io faccio di solito nella costruzione dei documenti è, alla fine del capitolo, sempre inserire un'interruzione di pagina, di modo che ogni capitolo vada all'inizio di una pagina seguente, vedete? Poi facciamolo ancora, tasto destro, inserire interruzione di pagina, così abbiamo, vedete, un capitolo per pagina. A questo punto è facile capire che se io inserisco ancora un'altra pagina, se io voglio fare per esempio l'indice della mia tesi ed ho utilizzato titolo 1, titolo 2, titolo 3, è facile, perché vado nel menu inserisci, poi faccio indice generale ed analitico e scelgo questa voce, indice generale, indice analitico. Praticamente adesso, se voglio, posso cambiare alcune caratteristiche di questo strumento, ma se lo voglio fare velocissimamente basta che clicco ok, vediamo che l'indice è stato automaticamente generato con il numero della pagina, il titolo del mio capitolo, il capitolo 3 che io ho trasformato in 1 è andato a pagina 2, il 2 a pagina 2 e il 3 a pagina 3. Ma se io, per esempio, perché il mio professore me lo richiede, cambio qualcosa e rifaccio diventare il capitolo 3, il capitolo veramente 3, guardate, io lo sposto giù e sposta in basso con i sottopunti e diventa capitolo 2, sposta ancora in basso e diventa capitolo 3. Se io vado, anche se ha pasticciato un po' con l'indice, ma dopo si può cambiare, se io faccio tasto destro sull'indice automatico e faccio aggiorna l'indice, vedete che adesso il capitolo 3 è diventato veramente il capitolo 3. Quindi questo è molto importante, utilizzare sempre gli stili nella costruzione. Il titolo 1 corrisponde al capitolo, il titolo 2 corrisponde al paragrafo e il titolo 3 corrisponde al sottoparagrafo. Ed è importante capire che con lo strumento inserisci indice generale ed analitico si fa praticamente in automatico l'indice della tesi. Un altro argomento che volevo affrontare velocissimamente, che certe volte crea dei pasticci, è l'argomento relativo alle font monospaziate. Se vediamo per esempio questa font qui, il Liberation Serif, non è monospaziata, nel senso che 4O non occupano lo stesso spazio di 4I, ma se avete la necessità in una riga di mettere un numero particolare specifico di caratteri, bisogna utilizzare delle font monospaziate, che significa che ogni carattere occupa lo stesso
la stessa porzione di spazio. Ad esempio il courier è un carattere monospaziato, se vediamo 4O occupano lo stesso posto di 4I, assolutamente. In internet è possibile trovare, ad esempio io ho selezionato in Wikipedia i caratteri monospazio, vedete che courier è fra questi. Se avete bisogno di mettere un certo numero di caratteri specifico all'interno di una riga, sempre utilizzare i caratteri monospazio o monospaziati, come si dice, perché quelli che non lo sono, a seconda di qual è la caratteristica della lettera, fanno occupare più spazio, invece quelli che lo sono allineano ogni lettera a seguito dell'altra. Poi ho visto per i ragazzi qualche problema quando, ad esempio, andando in internet e copiando e incollando del testo, ad esempio facciamo così, selezioniamo con tasto sinistro, vado verso il basso e vado verso il basso, seleziono e poi faccio tasto destro copia, ho visto che ci sono dei pasticci certe volte, perché quando incollo del testo in cui ci sono, tasto destro incolla dei link, per esempio all'interno della tesi io non voglio questo tipo di link. Allora vediamo che il LibreOffice Writer c'è questa caratteristica, basta che faccio selezioni paragrafo, tasto destro, e dice elimina collegamento. In realtà dovrebbe essere elimina i collegamenti, comunque vedete che sparisce il collegamento. Quindi è interessante vedere questa caratteristica, la rifacciamo. Se per esempio io non voglio il collegamento emisfero boreale, tasto destro, elimina collegamento. Allora, quindi abbiamo visto come modificare le pagine, i margini di pagina, poi abbiamo visto come utilizzare stile 1, 2, 3 che corrisponde a capitolo, paragrafo, sotto paragrafo, come inserire l'indice generale in maniera automatica e poi come spostare i capitoli in alto e in basso, trasformando ad esempio il capitolo 1 in capitolo 3, oppure trasformando il capitolo in paragrafo o viceversa, con queste frecce che sono costituiscono la barra definita in maniera un po' strana, infatti non la ritrovavo, modifica punti. Queste sono le caratteristiche, diciamo, principali per costruire un documento di testi. Poi per quello che riguarda la formattazione grafica bisogna chiedere sempre al proprio professore. Grazie per aver seguito questo video, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.